A Pescara da stamani è stata chiusa al traffico via Firenze. Ha preso il via infatti oggi l'intervento di rifacimento del manto stradale della via, che resterà off limits per lavori dall'incrocio con via Calabria, cioè inizio, fino all'intersezione con via Genova. D'accordo con la ditta, il comune ha stabilito una tabella di marcia serrata e una mobilità differente rispetto a quella prospettata in un primo momento per procedere, è stato detto, più speditamente. Via Firenze sarà per tale ragione tutta chiusa al transito, come stabilisce l'ordinanza emessa dal comune, una scelta che consentirà di economizzare i tempi della scarifica e della conseguente posa dell'asfalto. Come ha reso noto nei giorni scorsi il neo assessore ai lavori pubblici Natarelli, restano tutte transitabili le perpendicolari di via Firenze per consentire l'attraversamento dal mare all'interno della città e viceversa. Dunque si transiterà su via Venezia, via Palermo, via Ravenna e via Genova, con la collaborazione della ditta e della Polizia Municipale, che agevoleranno gli attraversamenti del cantiere. Il lavoro è effettuato dalla ditta Cogema, cui è stato commissionato sia dall'ACA sia da Open Fiber. Entrambe le ditte hanno già effettuato dei ripristini di cavi e sottoservizi di competenza su questo tratto di strada e hanno scelto un'unica società che rifarà tutto il manto stradale di via Firenze da via Venezia fino a via Genova. Le operazioni consistono nella scarifica dell'asfalto vecchio, nel rialzo dei chiusini, attività che richiede la maggior parte del tempo, nel ripristino del tappetino di asfalto e dopo qualche giorno, passati i tempi di attesa perché l'asfalto si asciughi e si assesti, verrà ripristinata anche la segnaletica orizzontale. Certo, disagi non mancano e non mancheranno, ma la nuova via Firenze, assicurano dall'amministrazione, dovrebbe riaprire al traffico tra una settimana esatta, sabato, meteo permettendo.